Lei si chiama Sissi, io mi chiamo Francesco, e è un cane rescue recuperato da un'associazione di volontari in Sicilia, è venuta su a Torino. E io l'ho conosciuta perché collaboro con questa associazione e mi avevano chiesto di andare diciamo, al centro veterinario dove lei faceva stallo. Sissi è stata trovata in provincia di Enna. E quando è stata ritrovata pesava circa 12 kg, quindi la metà di quello che è, diciamo, il suo peso normale, e aveva ferite, camminava su tre zampe, aveva una piaga, come si può vedere qui, fino all'osso. Qui si vedono ancora i segni del decubito. Probabilmente non era stata adibita a combattimenti, ma stava in un punto molto stretto e molto sempre ferma, quindi oltre a non dargli da mangiare era comunque sempre immobilizzata. Aveva le mammelle gonfie, quindi l'hanno usata come fattrice, diciamo, e era una situazione, diciamo, fisica veramente veramente devastante. Quindi è la prima volta che avevo un'esperienza con un pitbull. Non ho mai avuto, diciamo, problemi con questi cani, nel senso che ho sempre pensato che fossero comunque dei cani belli, però solitamente non li conoscevo. Si è ripresa, diciamo, nel giro di 2 mesi e poi si è dimostrata il cane, diciamo, il cane magnifico che è. Vieni, tata, vieni! Bella, bella, oh, bella che sei, bella che sei, bella che sei. Quando, diciamo, Sissi si è ripresa completamente nel fisico, per conoscerla meglio ho deciso di iscrivermi a delle casse di comunicazioni che un amico mi aveva consigliato, quelle del Gentle Team. E, diciamo, queste classi di comunicazioni sono state molto molto interessanti, mi hanno dato modo di vedere lei come si comportava con gli altri cani, questo in tutta sicurezza, capire meglio il suo carattere. Io oltre a Sissi ho anche un cane maschio, un Labrador, che adesso ha quasi 14 anni. E mi capita spesso di portarli fuori e tutti quanti sono sempre più attratti, diciamo, dal Labrador che dal Pitbull, nel senso che vedo che hanno molto più diciamo, confidenza con il maschio, anche se lei con le persone è veramente bravissima e dolcissima e cerca le carezze di tutti. Oppure un'altra cosa carina è che le persone, magari anche quando la porto al veterinario, la carezzano, ah che bella, poi chiedono ma che cane è? Però dico, è un pitbull, e fanno sempre una faccia, diciamo, strana, oppure si irrigidiscono, perché c'è molto preconcetto, diciamo, riguardo a questo tipo di cani, che invece sono cani che verso le persone sono veramente adorabili e molto molto dolci. Tutti i miei cani hanno sempre avuto delle regole abbastanza precise, nel senso che abitando in appartamento non potevano salire sul divano, non potevano, diciamo, dormire sul letto. Però da quando è arrivata lei, un po' per la sua storia, un po' per come è arrivata, un po' perché è veramente un cane che ti conquista, ha praticamente ribaltato tutte queste regole, quindi adesso lei dorme sul divano, dorme con me nel letto e, diciamo, fa tutte quelle cose che prima in casa erano proibite. Naturalmente ci ha guadagnato anche l'altro cane, perché anche lui adesso può fare tutte queste cose. Io vado spesso con Sissi per prati vicino a casa mia, e in una di queste passeggiate, questa era qualche mese fa, diciamo, non la conoscevo ancora così bene. In una di queste passeggiate a un certo punto l'ho vista partire, correre e andare incontro a, diciamo, 3 gattini che avranno avuto 3-4 mesi, erano molto piccoli, probabilmente di una cascina di fianco. E chiaramente io gli sono corsa dietro perché avevo paura che succedesse qualcosa. Dei 3 gattini 2 sono scappati e uno invece si è girato e l'ha affrontato, proprio era un gattino grosso così, tutto gonfio. Lei gli è arrivata praticamente vicino, l'ha annusato un po', poi io l'ho chiamata, lei l'ha guardata un po' e è tornata indietro tutta, diciamo, felice e scodinzolante. E questo mi ha fatto subito capire come sia un cane che ragiona, molto, molto lucido. È assolutamente, diciamo, non aggressivo, non come lo si vuole dipingere. Auguro a tutti voi prima o poi di trovare un cane così.